Buongiorno, ci occupiamo adesso dell'ultima regola riguardante la struttura atomica, la configurazione elettronica, ovvero la regola di Hund. Funziona così: siccome ogni elettrone, ricordiamo, può occupare il famoso sottolivello, il famoso orbitale, e questi orbitali sono composti da due spazi, prima di passare a uno spazio successivo, gli elettroni devono occupare tutto l'orbitale. Vediamo qui l'esempio del carbonio. Ora, cos'è la cosa importante? Che gli orbitali tendono a essere più distanti possibili, quindi gli elettroni tendono a stare più lontani possibili. Se non hanno altra alternativa, e gli tocca stare vicino, chiaramente, ma altrimenti cercheranno di separarsi. Quindi vediamo che qua il carbonio, la cui struttura è 1s2, 2s2, 2p2, quindi 6 elettroni, occupa il primo livello 1s2 completamente, il secondo livello 2s2 completamente, e la regola interessante è sul 2p. Non occupa completamente il primo quadratino, diciamo, quindi i primi due spazi, ma distribuisce gli elettroni. Questo perché più spazio c'è, più gli elettroni evitano di interagire, quindi di avere interferenze elettroniche. Vediamo qui l'esempio successivo, l'azoto, la cui configurazione è 1s2, 2s2, 2p3, quindi ha 7 elettroni, come nel caso precedente del carbonio, distribuisce gli elettroni, quindi ne mette uno per spazio. Ovviamente, quando non c'è più spazio, dovranno necessariamente avvicinarsi. Facciamo l'esempio dell'ossigeno. Cosa farà l'ossigeno? L'ossigeno, siccome ha 8 elettroni, e gli piaccia o non gli piaccia, dovrà per forza occupare con due elettroni nello stesso spazio, per cui abbiamo 1s2, 2s2, 2p il primo completo e gli altri due distribuiti. Quindi è molto semplice la regola di Hund. Di fatto, cosa ci dice? Che è facile distribuire gli elettroni, ma prima di mettere tutto un orbitale pieno, diciamo uno spazio orbitale pieno, è bene che gli elettroni siano più distribuiti possibili. Vediamo qui un esempio, appunto. Qui chiede il libro, per fare un esempio, come si sistemerebbe il fosforo. Vediamo che qui abbiamo una configurazione corretta, questa qui a sinistra, quindi con tutti gli elettroni distribuiti bene, e una sbagliata, ovvero l'altra dove mettere insieme due elettroni in uno stesso orbitale. Questo non va bene proprio perché devono essere i più distribuiti possibili. Ah, qui fa l'esempio del vanadio. Il vanadio ha 23 elettroni, quindi occupa anche il livello 3D, quello, ricordiamo, la famosa regola di Aufbau, l'onda. Comunque anche qui abbiamo la distribuzione, vedete, 1, 1, 1, proprio perché il livello 3D, che viene subito dopo il 4S, deve essere distribuito appunto 1, 1, 1. Facciamo un esempio di ioni. Allora, qui ci fa un esempio interessante dove ci dice: abbiamo a che fare con uno ione, lo ione dell'ossigeno, quindi 2 meno. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci saranno due elettroni in più rispetto al normale. Quindi se l'ossigeno normalmente ha 6 elettroni, e quindi l'abbiamo visto precedentemente, avrebbe questa struttura, facciamo il paragone, eccola qua. In questo caso invece l'ossigeno, essendo ionico, ok, questa è la struttura che aveva normalmente, essendo ionico ha quest'altra struttura. Vediamo bene, questa è la struttura che dovrebbe avere normalmente, ok? Dove c'è quindi una particolare distribuzione, sono 6 elettroni, facile da prevedere. Se è un 2 meno, uno ione 2 meno, se abbiamo una configurazione 2 meno, non può avere più la configurazione elettronica di prima. E infatti, ecco che vediamo che qui la configurazione è diversa, perché appunto ha due elettroni in più e quindi occuperà tutti gli spazi. Questa per la situazione degli ioni. Normalmente si occupano in ogni caso tutti gli spazi in ordine normale. Con questa regola di Hund si completa il percorso relativo alla struttura dell'atomo e quindi dalla prossima lezione passeremo a un nuovo argomento.